Loredana Bertè, Serena Grandi. Io prendo l'ascensore e vorrei che fosse fatta una domanda a Loredana Bertè. Loredana Bertè. Buonasera. Loredana Bertè, dritto, lei tenta la elettrice in verticale. Loredana, buonasera. Ieri sera non abbiamo avuto occasione proprio nemmeno, sì, siamo parlati così un attimo. Mi sono divertita molto. Non ti sei? Mi sono divertita molto. Ah, ti sei divertita molto? Come no? Perché non hai parlato oppure perché non sei stata chiamata in casa? Quindi a vedere cosa succedeva. Sì. No, ma noi Loredana Bertè l'abbiamo sempre molto stimata, perché è stata sempre accusata di trasgressione, invece no, è una donna vera, molto sensibile, credo che sia dovuta anche a quello là. Io sono naturale, sono naturale. Così come sono. Sì, speriamo bene. Adesso dico. Ti faccio una domanda. Prego. Quale uomo politico ha gestito per 2 anni una sala da ballo? Facilissimo. È un famoso politico che ha la passione per il ballo e le discoteche. Ha anche scritto un libro in proposito. Gianni De Michelis. Gianni De Michelis ha gestito per 2 anni una sala da ballo. È vero, la passione per le discoteche sicuramente ce l'ha, per cui presumo che forse in gioventù abbia gestito anche una discoteca. Una sala da ballo? Una sala da ballo. Perché Loredana ride così? Ride così perché non è. Perché non è vero. Non è vero. E Loredana, no, vedo che Loredana fa degli strani segni, indica. È il presidente che ne sa qualcosa. Goria, pronto? Sì. Pronto, presidente, chiamato in presidente. Causa. Sì. Non sarebbe male ricordare che avevo 17-18 anni, se no la cosa assume un tono un po'. Poi il nome era pomposo, si chiamava Whisky Notte. Una sala da ballo? Perché? È anche divertente. Per 2 anni? Per sì, due. Sì. Poco remunerativo, sì. Ma molto divertente. Bravo. Adesso. Anche lo. Dei 17, no, dica adesso, sì. Dei 17-18 anni, sì, della sala da ballo un po' meno. Però dico, abbiamo scoperto lei di Michele, se lo conoscevamo come frequentatore, eccetera, ma addirittura presidente Goria. Abbiamo avuto, ma De Michele lo fa tuttora, mentre lì sono stati. Io ho lasciato il mestiere da tempo. Sì. Lui è bravissimo per la verità, quindi è giusto. E voi passa Loredana Bertè. Loredana Bertè. Loredana Bertè, cos'è stato? Un umore? È finito il gioco? Finisce il gioco? A questo punto c'è il tempo allora per un'altra domanda, quando c'è questo suono sordo, capito? Allora c'è tempo per fare ancora una domanda, e adesso noi calcoliamo nell'ultima manche, perché non si potrà fare un tris, ogni casella varrà 400.000 lire, cioè se lei conquista questa casella, perlomeno, no perlomeno, ha già lei 1 milione, porta via altre 400.000 lire, eh? Vabbè. Allora, chi sceglie, ha detto la Loredana Bertè, e noi a Loredana Bertè domandiamo in quale anno fu disputato per la prima volta il più famoso torneo di tennis, quello di Wimbledon? Quello inglese? Come inglese? Per forza inglese, che altro c'è? Wimbledon, sobborgo di Londra, sì. E cosa voleva sapere? In che anno si disputò la prima volta? La prima. La prima, io ho fatto una domanda, la prima, che è la prima? La prima volta? Beh sì, più o meno... No, senta, abbia pazienza. Lei ci deve dare una risposta precisa, perché poi la concorrente deve capire se... Più o meno cosa? Sì, vabbè, allora se proprio insiste, nel 1877. Attento. Se proprio insisto? Sì. Se proprio insisto è 1877? Sì. Loredana Bertè dice 1877. Lei deve avere pazienza, proprio che è finito, sì. No, perché vedo che è proprio non sì. Potrebbe essere vero. Potrebbe essere vero, lei mi deve dire se è vero o no. È vero, Loredana. È vero. Signori, abbiamo sentito prima il suono che ha detto che è scaduto il tempo, per cui il gioco si è concluso così.